Lo sa che cosa feci quando mi dissero che il cancro era tornato, alla prima recidiva? Andai a comprare un appartamento. Con l'entusiasmo e la forza che la contraddistinguono, Nadia Toffa si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato a cuore aperto della malattia contro cui sta lottando da oltre un anno, da quando dopo un malore ha scoperto di avere un tumore. Io adesso ho riavuto i miei capelli e sono tornata a vivere un po' di normalità, ma presto avrò un nuovo controllo e poi un altro ancora. Puoi solo sperare di guarire. Certo, puoi ripeterti, per farti forza, che è lui che deve avere paura di me, ma la verità è che per anni e anni sarai sempre con l'ansia di ricascarci di nuovo, ha raccontato. Quando seppi che il cancro era tornato costruì un'altra Nadia, ha svelato la Toffa. Dovevo fare chemio e radio e non volevo essere vista, non tanto perché i paparazzi mi avrebbero ferita, quanto perché volevo proteggere la mia sensibilità di fronte a una cosa tanto dura. Così comprai una parrucca, un impermeabile, un maglione e mi trasformai in Silvana. Lei andava a fare le cure, poi, a casa, si toglieva il travestimento e tornava Nadia. Finalmente ho potuto dirle addio, ho buttato tutto nella spazzatura e Silvana non c'è più, ciao ciao. La difficoltà più grande? Il male fisico. Ma anche l'impotenza di fronte a certe cose che non puoi governare, se il tuo organismo non è perfettamente sano certe cure non le puoi fare, ha spiegato Nadia. E così ti ritrovi a consultare i maggiori specialisti perché non ci sono abbastanza globuli giusti. E anche un raffreddore diventa uno spauracchio che non sai governare. Ora hai imparato. Quando mi sono sentita male per la prima volta, mi sono tornate in mente le preghierine che recitavo da piccola. Se mi hanno fatto bene, sono state come un abbraccio. E ne avevo tanto bisogno. Ma la Iena, che è abituata a condividere tutto con i suoi fan, ha svelato anche di aver ricevuto delle minacce sui social. Dica pure minacce di morte. Ma perché avrei dovuto rinunciare a essere me stessa nei momenti difficili? Perché mettere a tacere questo mio essere così estroversa, piena di voglia di vivere, di voglia di farcela e di voglia di condividere quello che mi accade? Solo per un falso pudore? Non ci sto. Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi, è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire. L'amore? Nella mia vita c'è una sorta di compagno, o, meglio, una persona che mi sta accanto con affetto e che mi sopporta. Bene, lo sa che cosa facciamo quando ci vediamo, ogni tanto? Intrecciamo le mani e insceniamo un girotondo saltellante. Come bambini impazziti.
Nadia Toffa è morta, è l'ennesima bufala sulla showgirl delle Iene. La bufala ha mandato in subbuglio il web e in allarmi migliaia di fan di Nadia. Quest'ultima sta lottando da circa un anno contro un tumore al cervello, scoperto dopo che ha accusato un malore, mentre si trovava a Trieste per un servizio televisivo. All'ospedale San Raffaele di Milano le hanno poi diagnosticato un cancro. Nadia Toffa ha smentito in prima persona la fake news rassicurando su Twitter i suoi fan e sottolineando che siti del genere dovrebbero sparire. Non è la prima volta che Nadia subisce attacchi del genere da parte degli hater. Uno di loro, non molto tempo fa, le ha scritto che la sua morte avverrà nel mese di agosto e che non potrà vedere la fine dell'estate. Il prezzo da pagare per una persona che si è sempre esposta e ha sempre combattuto in prima linea contro le ingiustizie. Altri, invece, le hanno accusata di utilizzare la propria malattia per farsi pubblicità. Nadia Toffa è morta, ma è una fake news. Addio alla conduttrice delle Iene che da un anno combatteva contro un tumore, così ha scritto la stampa.it nel titolo dell'articolo che ha diffuso sul web che annunciava la morte di Nadia Toffa. La bionda e frizzante conduttrice ha placato i timori di tanti fan preoccupati per le sue sorti, scrivendo un post su Twitter. La Iena, indignata, ha ribattuto, questi fake devono sparire dalla circolazione, fanno male a tutti, compresi i lettori. Ha anche condiviso un post della stampa con cui si chiedeva alle autorità di chiudere il sito lastampa.it, in quanto aveva la grafica simile al sito del noto quotidiano nazionale. La stampa ha poi mandato un abbraccio alla Toffa, in segno di solidarietà. La Iena nel mirino degli hater, morirai ad agosto. Nadia Toffa è da tempo nel mirino degli hater che si divertono a scriverle cattiverie di ogni genere. Uno degli utenti del mondo social, ad esempio, le ha scritto che morirà ad agosto e non arriverà a vedere la fine dell'estate. Il prezzo da pagare per la sovraesposizione mediatica, visto che da un anno a questa parte la Toffa è diventata un vero e proprio simbolo della lotta contro il tumore, dando forza e coraggio alle migliaia di persone che ogni giorno combattono la stessa battaglia. Sono tanti anche gli utenti che hanno avanzato più volte l'ipotesi che la presentatrice sfruttasse la propria malattia per avere maggiore visibilità. Addio a Nadia Toffa, la notizia falsa diffusa da un sito con grafica simile alla stampa. Nadia Toffa è stata nuovamente presa di mira, ma questa volta in maniera molto pesante visto che è stata vittima di una bufala che annunciava la sua morte. La Iena, che sta continuando a lottare con tutte le sue forze contro il terribile male che le ha colpita, ha voluto commentare immediatamente sul suo profilo Twitter la notizia falsa, minacciando di denunciare il quotidiano La Stampa. Nadia Toffa attacca il quotidiano La Stampa che replica, tutta la nostra solidarietà. Nadia Toffa non ce l'ha fatta, è questo, infatti, il terribile titolo che molti utenti,
compresa la stessa Nadia, hanno potuto leggere sul quotidiano di Torino. Nadia lo ha subito condiviso sui social, chiedendone la rimozione e minacciando di denunciare la stampa. Purtroppo, però, sembra che anche lo stesso giornale non sapesse nulla di questa notizia, divenendo a sua volta vittima. Il giornale di Torino si è prontamente scusato con la Iena, dichiarandosi estraneo alla terribile notizia circolata nelle ultime ore, rivelando che sono ormai mesi che circolano in rete falsità diffuse da un sito con una grafica molto simile a quella presente sul portale del quotidiano La Stampa. A Nadia un grande abbraccio e tutta la nostra solidarietà. Moltissimi messaggi di vicinanza, invece, sono pervenuti sul profilo Twitter della Iena da parte di chi, durante questo anno e mezzo, le ha sempre sostenuta nel bene e nel male. La giornalista bresciana stanca dei detrattori. Nonostante Nadia Toffa non abbia perso mai il sorriso e continui le sue sedute di chemioterapie al San Raffaele di Milano, sembra che si sia stanca di leggere notizie false, oltre che ricevere accuse da parte di alcuni utenti del web. Proprio per questo, da un bel po' di tempo, ha deciso di non lasciar più correre, denunciando alla polizia postale tutti coloro i quali continueranno, imperterriti, ad attaccarla. Il mese scorso, infatti, Nadia Toffa ha denunciato un hater che le aveva augurato la morte. La Iena, in quell'occasione, ha spiegato di averlo fatto per proteggere tutti quelli più fragili di lei, che si ritrovano a lottare contro una malattia.